zombie apocalypse. Buongiorno ragazzi, sentiamo, buon pomeriggio. Come state? Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio. Questa volta mi trovate sul divano, per lo piano, perché c'è mio nonno che sta dormendo e non sto bene. Quindi facciamo un video così, chiacchiericcio. Dunque, io ho appena mangiato, ho preso un caffè e adesso mi ritrovo sul divano un po' a smaltire, per così dire, il pranzo. Però vabbè, niente, ho fatto anche la rima. Smaltire, per modo di dire. Niente, oggi sono tutti santi, però è anche Halloween, credo che sia stanotte, domani, non lo so, non mi ricordo neanche se stanotte o domani, perché sarà stanotte. Scrivetemi qua sotto i commenti, non appena pubblicherò questo video. E niente, quindi praticamente sto facendo questo video per parlare un po' con voi e rendervi partecipe un po' della mia vita quotidiana. Dunque, oggi stesso sono rimasta tutto il giorno in casa, non avevo granché nulla da fare e poi niente, adesso oggi pomeriggio vado al cimitero, come si dice, a salutare la tomba di mia madre e di mio nonno, e nulla, e poi torno a casa, non so, tutto a vedere. E niente, mi metto questo solito outfit, come potete vedere, outfit, solito outfit, nulla di che. E niente, quindi vi stavo dicendo che praticamente pensavo fosse domenica o lunedì, invece è lunedì, no, martedì è, o così, aspettate un attimo, è martedì, sì, oggi è proprio martedì, e niente, non è lunedì ma è martedì, vabbè, niente, domani è mercoledì. E nel frattempo mi sto scrivendo tante cose sull'agenda, cioè tante cose, mi sto organizzando nell'agenda le cose da fare per YouTube, non tutte, qualcosina di poco, un pelino così, non più di tanto. Mi sto segnando come si può dire, da, oddio, non viene in mente, non lo so se si può dire, non lo so, non mi viene in mente. Comunque sto cercando di scalare per i campioncini, di smaltirli tutti, cosa vuol dire smaltirli tutti, smaltire i campioncini che ho, già quelli aperti, finirli tutti e niente, il resto pazienza, il resto li darò alcuni perché non posso usarli tutti, quindi alcuni li darò. Quindi praticamente sto cercando, praticamente ragazze mie, sto cercando più o meno di smaltire tutti i campioncini che mi rimangono, perché raga, alcuni non li posso utilizzare perché non so se sono ancora buoni o meno, e alcuni non li posso utilizzare, anzi li devo utilizzare perché altrimenti scadono, e hanno una scadenza, tutti i campioncini hanno una scadenza, e per me anche le palette, come dite voi, hanno una scadenza, di giusto. Quindi niente, mi sono imposta anche un'altra cosa ragazzi, di fare giorno per giorno un project pan, come sta facendo Carolina Buonanni. Vorrei fare un project pan con tutti i colori che ho nelle mie palette, non dico di truccarmi solo per uscire, ma anche per fare un video in casa, truccarmi, sperimentare, giocare con i colori, come dicono tante altre youtuber tipo Anna,
una certa Anna, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, l'ho appena commentata stamattina, ma non mi ricordo il nome suo. Mamma mia, mannaggia, non mi ricordo il suo nome, vabbè, non importa. Casomai quando nell'editing io scrivo qua sotto il nome, come ha fatto anche lei nel suo video, e niente. Quindi praticamente, praticamente ho detto contatevi, vabbè. Appunto vorrei fare un progetto pan non per smaltire le palette, più che altro per usarle. Perché sono da voi poco che non le uso. Poi devo anche ricordarmi di lavare i pennelli, vabbè. Vi aggiornerò anche su quello, lavare i pennelli. E niente. Sì, devo lavare i pennelli. O lo faccio oggi o lo faccio domani. Non lo so. Forse meglio lo faccio oggi, perché così almeno mi sbrigo le faccende e metto a pose. Già. Non so quanto ci metterò a lavare i pennelli, non ne ho idea. Già. E già, così è. Quindi, praticamente, ho preferito aggiornarvi di questa cosa anziché di altre cose che magari a voi non ve ne importa niente. Ho intenzione di fare un video tag. Non so quante volte l'ho detto, ma ve lo dico perché mi interessa dirvelo. Sono mezzogiorno e 39, ci andiamo bene. Quindi farò un video tag inerente all'autunno, perché l'ho visto anche sul canale, mi è arrivata una notifica del canale di Ivana Ruggero Quartuccio, se non erro, sì, dove era scritto video tag autunno, anche quello ho in mente di farlo, ma ho in mente anche di fare il video, conosciamo video tag, conosciamoci meglio, che è stato ideato un pare da Cuba Libre a Merlis. La cito anche in questo video perché anche in questo video perché ho in mente di fare questo video tag. Ok, e niente, questo è quanto. Quindi nulla ragazze, ho intenzione di fare tutti questi video tag, anche video tag profumosi, non lo so cosa uscirà fuori, ma sì, lo so, sono gli stessi profumi. Registrerò altri video, anche se sono appunto sempre gli stessi, però per far capire quanto mi piacciono, ok? Lo so, sarà un video noioso, pazienza. Chi vuole guarda, chi no, passa oltre. Che vi devo dire? Già. E niente, scusate se nel video rido poco, però non è che non rido. Cioè, sorrido poco, perché c'è sorridere, altrimenti sembri imbalsamata, no? O incavolata, non lo so. No, non sono arrabbiata, mi viene da stare seria. Che ci posso fare? Raga, e niente, quindi praticamente alla fine ho deciso che farò tutti questi video. Cosa altro dirvi? Qui a Palau appunto il tempo ogni tanto è bello, ogni tanto fa il monellaccio. Ah, non so se ve l'ho detto ieri, avanti ieri, mi dovrei rifare le unghie perché sono già, vedete? Aspettate, mi sono già speccate di qui, non speccate le unghie, ma bensì lo smalto e me lo devo rifare. Non lo ripasso sopra, anzi lo rimuovo e lo rifaccio da capo. Tanto come si vuol dire, non mi costa un bel niente rimuoverlo e rimetterlo da capo, cioè riapplicarlo da capo. Niente. Questo era tutto, ragazze. Era, non dico minuscolo video, però era un video per intrattenervi un po'. Sento chi sia riuscita, non lo so. Un bacio e se è così mettete un bel like, un commentella e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Aggiornamento sul mio canale YouTube. Ciao. Zombie apocalypse.